Signore, siamo qua, siamo noi, siamo prospetticamente pronti a questa bellissima puntata. Abbiamo Federica, che, come avete notato dalla prospettiva, appunto, non si trova nella sua solita magione a Osaka, provincia di Torino, ma è proprio direttamente nella Hokkaido. parte di Hokkaido, che è chiamato i famosi Abruzzi di Hokkaido. Sento anche proprio la voce locale, proprio il mercato sotto Non il qui. giapponese, no? Cioè, sarà la televisione troppo alta? No, penso, no, non lo so. E abbiamo comunque Francesco il Petra è un nuovo cognome, in realtà, No, sì. no, no, è l'abbreviativo che dura da sempre praticamente. Come gli armigeri, no? Da tra Guelfi e Ghibellini avevano sempre Buonasera. E salutiamo Francesco che adesso ce lo sistemiamo per benino. E io intanto ho scartabellato, ho chiesto qualcosa che potesse adattarsi alla serata e mi hanno buttato così tra capo e collo un affresco di Escher, a Mauritius Cornelius, che penso che insomma, sarà contento di fare da spalla al Petra, anche il contrario comunque. Non c'è problema. E prima di buttarsi, proprio perché oggi faremo una cosa un po' diversa, tra l'altro non ho detto, non ci manca Veronica, ma speriamo che arrivi. No, noi intanto sguinzagliamo Veronica in giro per cercare nuovi appunto, Adepti. ospiti, adepti, omaggi in natura, qualunque cosa, insomma, vogliate, noi ci siamo, no, non c'è problema. Prima poi, insomma, di tutto questo, di cominciare con Francesco, che oggi appunto non faremo una live come le altre volte, cerchiamo proprio di entrare in questo clima di learning, Cambiamo parolone. prospettiva, Sì, fondamentalmente. cerchiamo proprio di portare la cultura alle masse, che in fondo, Dai, insomma, lo abbiamo proviamoci. sempre fatto, ma oggi più delle altre volte, perché Francesco ci farà una lezione, dimostrazione, performance, effetti speciali, insomma, farà una cosa sua. Prima, però, appunto, vi dicevo, io vado a ricaricare la pagina del gruppo più bello che possiate in questo momento avere intorno e effettivamente, e tolgo chiaramente la chat, mi ritrovo una volta ricaricato, so che dovremmo essere qui da qualche parte, non mi vedo, forse stavo parlando semplicemente fra di noi in questo momento, no, e non siamo online. Qualcuno mi dia un responso. Ci state vedendo? È soltanto un parto della mia Io fantasia. sto vedendo che non c'è ancora la live. Non c'è la Cioè, non live. è. Allora, posso dire che prima stavo cercando di entrare su Facebook Dio e dava mio, degli errori. come degli errori. Che ti devo Aspetta, allora dire? mi dice che siamo in live, mi dice che siamo in live il sistema non ha mai fallito. Controllo un attimo, perché scusate questa ondata di panico, ma voglio sapere se esistiamo in questo momento, ma non mi era mai successo. Vado un attimo a vedere sul cellulare, e il cellulare non mente, vediamo un po'. Il cellulare no, pure non mi dice che ci siamo, ma A sembra. me provando a ricaricare la pagina, dà errore durante la richiesta. Pure, ma dagli Abruzzi può essere che sia normale, ma Sì, no. può Ma io penso essere. che ci sia un ritardo tra StreamYard e Facebook, ma io Solitamente c'è sto. di un minuto, grosso modo. Sì, Però però io quando sto partiamo con registrando. la live è sempre È parte superato. parimenti Sì. sulla pagina. Sì, mi dà un segnale comunque che l'amministratore si trova in una situazione di live, non l'avevo mai visto, ma questo è confortante, anche se per quanto mi posso essere confortato da questo, no, non mi vedo. Facciamo finta che vada tutto bene, ragazzi, facciamo, cioè, non, Vuoi niente, provare a io mi. ripartire? Vuoi provare a ripartire con la live? Ma ho paura che avrei di nuovo lo stesso lag se Va di bene, lag si allora tratta. niente, andiamo.
Io andrei avanti per un po', dopodiché, niente, se non succede nulla andiamo tutti a farci una pizza, io non so, è imbarazzante questa cosa, non capisco perché mi accanto al mio avatar... Mi sono 8 minuti che stiamo parlando a nulla, ragazzi. Sono comunque 8 minuti che sicuramente avrete gradito, ma sicuramente insomma, ci sono anche momenti migliori. Io provo a scrivere un post dove chiedo... se ci vedete, aiutateci, no, se ci vedete, segnalatecelo. Ma allora, senti, sul telefono io vedo che c'è un ritardo di almeno un minuto davvero su quanto dici, Athos. Ma nel senso che mi vedi? Ci vedi, quindi? Ci vedi nella live? Io nella live ci vedo. Ostenta il tuo telefono, voglio vederlo... Ho fatto anche una pubblicazione, aspetta, qui. Facci vedere un attimo, perché io nel mio non riesco a vederlo. Vediamo. Aspetta. Spero che stiate gradendo anche questi spiacevoli intermezzi. Lui? Sì, questo sei... Ah sì, sì, sei tu perché stiamo sì. Vedendo. Va bene, sì, siamo contenti di averci. Ragazzi, scriveteci qualcosa se ci sentite. Qualcuno di voi, forse solo a Firenze, non lo so, perché siamo in collegamento, il Francesco con Firenze, ci sta guardando, quindi... Firenze c'è, e data la mole di iscritti della design negli ultimi giorni, credo che siano comunque tutti quanti. Sì, sì, c'è tutta la design che sta occupando tutta la rete di StreamYard in questo momento. Io continuo a ricaricare come non ci fosse un domani. A questo punto, niente, io ti lascio la parola, Francesco. E intanto telefono a parenti, amici, per vedere che succede. E, tranquillo, tanto è tutto registrato, al limite mandiamo a casa uno per uno il filmato. No, spero di no. E, dunque, noi parliamo di prospettiva. Sì. O no? Magari se vuoi parlare di altro, che ne so. Un'altra volta, dai. Destra, no? Non so, fai. Come ne parliamo? Tu insegni prospettiva, ma da un bel po' di tempo. Allora, dunque, sì, io sono docente appunto di prospettiva intuitiva all'Accademia, appunto, alla Design a Firenze. Non per tutti, solo che intuiscono. Anzi, si cerca di tirare dentro più gente possibile, ci si prova quantomeno come sempre. E niente, io a gennaio scorso ho fatto 22 anni di docenza all'interno dell'Accademia, appunto. Quindi sì, sono diversi anni che provo a spiegare la prospettiva, sì. Ma perché uno dovrebbe, scusa la domanda un po' così un po' brutale, no? Ma perché nel mondo odierno, attuale di oggi, uno dovrebbe impararsi la prospettiva? Nel senso che noi abbiamo un sacco di cose belle con cui ci piace disegnare, però dice se sai mettere le cose in prospettiva è meglio, soprattutto se cerchi di fare qualcosa di figurativo, immagino, di realistico. Ma in questo caso, Athos, il tuo riferimento è ad avere software che di per sé, come dire, consentono già di... Ci sono anche quelli, no? Ci sono anche quelli che ti aiutano. Però qual è il vantaggio? Qual è il punto di non ritorno che uno dice? Se sai la prospettiva, certe cose le sai fare e altre magari, se non la conosci, addio. Allora, una delle risposte potrebbe essere questa, cioè è un po' come dire posseggo Illustrator, sono un grafico, ok? Questo non bellissimo, è assolutamente perfetto. Quindi, considerando che io... Guarda una maglietta con questa cosa qui sopra. Sì, 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 conosco Illustrator, sono un grafico. Dico, ci vuole una maglietta fatta con questa scritta qui, e le vari derivati, possiedo Photoshop, sono un fotografo, eccetera. Esattamente, eccetera. Stesso discorso. Quindi io provengo appunto da un periodo in cui, insomma, tutto ciò che era digitale, tutto ciò che era... software e cose varie era proprio agli albori, di conseguenza io provengo da un periodo in cui ci si muoveva esclusivamente
a livello proprio tradizionale, quindi che fosse disegno, che fosse colorazione, era esclusivamente tutto in tradizionale. E da una parte presumo sia stata un po' una fortuna, però appunto il fatto di avere una spiegazione, di conoscere, di sapere che cosa succede all'interno della prospettiva, perché succede e che cosa si può fare con la prospettiva, è sicuramente funzionale, anche se poi utilizzo dei software per gestirla, perché fin tanto io non conosco un po' le regole, che sono quelle che poi mi mettono nella condizione di poterla proprio, come dire, tenere la prospettiva al guinzaglio, fin tanto io non conosco determinate regole, ma voglia utilizzare software, se non conosco le regole, di sicuro prima o poi la prospettiva ti frega. E lì ci sarebbe un'altra maglietta che avevamo pensato con dei miei amici, casomai... Cosa c'era scritto, esatto, se si può dire. Si può dire? Sì, per allora, la maglietta prevedeva che ci fosse scritto la prospettiva ti incula sempre. Questo è un concetto matematico. Io mi metto, mi prendo descrittivo la prenota proiettivo. Sì. No, questo è, insomma, fa capire il retroterra, anche poi, insomma, tutta la... la preparazione che occorre, insomma, gente che ci ha passato probabilmente ci è rimasta anche male, insomma, e appunto Francesco, insomma, colma questa lacuna, vi mette in salvo. Quindi entriamo un pochino più nel vivo. In che modo, perché tutto questo? Dov'è che la prospettiva effettivamente fa la differenza quando io voglio descrivere una situazione, un oggetto, insomma? Allora, principalmente perché niente, la prospettiva grafica si prende la responsabilità di ripetere, di clonare la realtà, ok? Ciò che è realmente tridimensionale diventa bidimensionale, il foglio, il disegno, però appunto, intanto questo, riuscire a creare una tridimensionalità ed un effetto di profondità che sia plausibile per l'occhio di chi guarda, ok? Quindi cercare di clonare esattamente quello che vediamo nella realtà. Se questo viene capito, viene digerito principalmente, di sicuro, anche se la mia necessità è quella di disegnare solamente la figura umana, alla fine capire dov'è che questa poggia, quanto si riduce per un effetto di lontananza la figura, a seconda in che punto dello spazio lo metto, la prospettiva può essere, non ti dico fondamentale, però conoscere un po' di regole, sapere che cosa può fare e a quanto può servire, sicuramente non è detto che io debba per forza disegnarci architetture con la prospettiva. Bene, bene, siamo curiosi a questo punto di metterti un po' alla prova, cioè, o meglio, inizierei innanzitutto con il mostrare un attimo di che cosa si sta parlando praticamente. Infatti, ecco qua, sono su questo contenitore, pagina contenitore di Instagram, dove vedete un po' di lavoretti, veloci, un po' buttati là di Francesco, anche perché non vogliamo parlare proprio di tutta la prospettiva oggi. No, sempre. Appunto, ci concentriamo su una prospettiva un po' particolare. Appunto. Sì, oltre, però diciamo questo tipo di prospettiva distorta, orbicolare, praticamente sferica, cercavo la parola, è anche un qualcosa di nuovo, no? Rispetto alle cose che conosciamo già, insomma, è anche piuttosto d'impatto, abbastanza interessante. Avevo pubblicato appunto qualche settimana fa un post proprio sul gruppo dove mostravo un autore giapponese che Federica sicuramente conosce a memoria, conosce anche cosa mangia. Chi era l'autore giapponese in materia? Esatto, lui. Lo vediamo alla fine, perché appunto anche lui, cioè in questo delirio che riesce a mettere su carta, utilizza di per sé un ulteriore particolare che non si vede così frequentemente. Bene, mi piace. Io mi sto incuriosando tantissimo, perché
Comunque, ecco, queste sono cose da ragazzi, ma sì, vedete giustamente. che La mattina lo fa quando fa colazione. Posso rifare i ghirigori sul foglietto, lo fa fare tipo anche le. perché se la colazione no, non la fate sostanziosa, poi vedete tutto un po', cioè non Esattamente. partite bene. Bene, e quindi, Comunque, vedo che ci giusto stanno per seguendo perché c'è un ciao Francesco da Facebook user. da Facebook user. Allora, io farei un appello a Sì. chi ci sta sentendo di incollare il link della live Sì. sulla chat, ok? In questa maniera lo possiamo incollare nel gruppo anche per chi non riuscisse a vederla, ok? Giusto, è un'ottima strategia. Noi siamo degli strateghi nati qua, anche perché questa Quando c'è a che situazione fare con sta. StreamYard, eccetera, Ma è eccetera. la prima volta che ci dà questo Sì, scherzetto, sì. speriamo anche sia Comunque l'ultima. sono meravigliose. Ah, c'è anche il teatro shakespeariano. Beh, sai, Esatto, vuoi sì. che È lasciamo bellissimo. perdere il teatro? Ah, eccolo qua, fantastico. Ecco qua, ci hanno già messo. Grazie, ragazzi. Oh, che carini. Grazie, Bene, Olga. bene, bene. È un momento, guardate, veramente di sospiro, perché io Sollievo. continuo e io non faccio altro che mentre non vedete. Ecco, finalmente mi vedo e mi vedo proprio sincronizzato quasi. Quindi ho Oh, paura ora che dai, proprio vi speriamo. siete persi i primi 10 minuti di cose. Spero di no. No, beh, Spero commentavano, comunque quindi. commentavano, ma chissà che cosa avete sentito. Se sono già 10 minuti che sentite o se. Niente, è un mistero, ma dopo lo appiglieremo. Non ci soffermiamo più su questa cosa, non ne voglio più parlare. Sì, siamo. E comunque, ragazzi, cliccate su streamyard.com/facebook, per favore, perché almeno vediamo chi siete, vediamo tutte quelle cose riguardo il vostro nome, cognome, avatar, chi ci fanno piacere. Comunque ti posso Prego, dire chi lascio. erano Sì. Candia Castellani, Clarissa Oh. Trianni e Maria Laura Sanapo. Quindi sono Bene, lì che. Sì. baci, abbracci, qualunque altra cosa, tutte quante. Lascio i pennelli, la china, i righelli e le curve francesi, forse anche queste ne avrà bisogno, a Francesco. Prego, continua pure se ci riesci. Allora, dunque, no, appunto, al di là di questi disegni che stiamo vedendo, che nella maggior parte dei casi, oltre a esserci anche qualcosa in cartotecnica, che è un'altra passione, appunto, gran parte di questi disegni sono eseguiti con la prospettiva, diciamo, canonica, ok? O comunque quella si può definire, se si vuole fare una spartizione, la prospettiva a linee rette. Ok? Semplicemente. Quello che diciamo, di cui volevo parlare oggi pomeriggio, interpellato da Athos, giusto per questo, Responsabile, appunto, No, ma era era una appunto. comunione di intenti perché io l'ho Sì, mandato avanti, io e Veronica abbiamo mandato avanti a noi fare lavoriamo da nel. ambasciatore, sì. Assolutamente. Ah, vedi, ok. No, di provare a parlare in maniera, diciamo, non troppo tecnica, perché può diventare pesante e noiosa la Certo, tecnica, certo. provare a vedere perché si arriva e come crearsi, volendo, una griglia prospettica per eseguire le prospettive sferiche. Ok? Quindi questo è l'obiettivo. Di conseguenza, appunto, prima di arrivare a parlare proprio della prospettiva sferica, prima di arrivarci in maniera brutale, forse è meglio se si fa un riassunto di quali sono le tre prospettive canoniche e perché a un certo punto però è necessario, nel caso, arrivare alla prospettiva sferica. Questo perché, diciamo, lo spartiacque è questo. Nella prospettiva, prevalentemente la prospettiva intuitiva, dove non ci sono delle regole ferree come nella prospettiva geometrica, nella prospettiva intuitiva ci sono grandi possibilità che, a seconda dove arrivo nello spazio, la prospettiva crei una distorsione. Ok? Quindi lo spartiacque è la distorsione come errore, dall'altra parte invece è voler distorgere di partenza il disegno. Ok? Quindi
Sono due cose ben diverse. E farlo cose... senza errori, anche soprattutto, perché esatto. C'è anche questa terza possibilità. Due cose diverse, dove da una parte l'errore in quanto tale è passibile di correzione, o comunque ti arriva quello e ti fa, qui hai sbagliato. Perché c'è sempre quello. Esattamente. Dall'altra parte, invece, se io creo una distorsione a 360 gradi, volutamente una situazione distorta, a quel punto posso disegnarci qualsiasi cosa, proprio perché si parte dal presupposto che il disegno è volutamente distorto, è stato calcolato all'inizio. Ok? Quindi questa è un po' la premessa di quanto provo a dire oggi pomeriggio, insomma. Questo è... Vai, stai andando benissimo, c'hai questa quindi, entrata. Quindi, giusto per fare un riassuntino veloce a chi sta seguendo, appunto, allora, abbiamo le tre prospettive canoniche sono relative all'utilizzo di uno, due o tre punti di fuga, ok? Oh, la prima prospettiva è la prospettiva centrale, ok? Quindi, analizzando ai raggi X questo disegno, abbiamo un punto di fuga che gestisce la profondità del disegno, un unico punto di fuga. Tutte le altre linee presenti nel disegno sono orizzontali o verticali. Stop, questa è la prospettiva centrale. Okay? Quella che fa Kubrick, ecco, tanto per aiutare un attimo. La chiamata da Kubrick. Non l'ha inventata lui, però... Diciamo, esattamente, non fa una grinza. Ovviamente la prospettiva centrale non è detto che il punto di fuga sia per forza perfettamente centrato, ok? Quindi può essere decentrato, quindi in questo caso mi sono spostato di poco sulla destra, resta comunque una prospettiva centrale, in quanto esiste un unico punto di fuga che determina la profondità del disegno, tutte le altre linee sono o verticali o orizzontali. Ok? Questa percezione, questo tipo di prospettiva noi la vediamo principalmente in ambienti chiusi, ok? Se invece siamo a giro, comunque, vabbè, se stiamo a camminare per la strada, diciamo, al momento che noi guardiamo con il nostro sguardo, tipo all'interno di una via, dritto in fondo alla via, ammesso che la via ovviamente sia perfettamente rettilinea, continuiamo ad avere questa percezione di un unico punto di fuga che definisce la profondità dell'ambiente dove sono. Poi abbiamo una prospettiva con due punti di fuga. Okay, già le cose si cominciano a complicare, sono meno rassicuranti, capisco meno dove sto andando. Quindi, diciamo, ce la possiamo fare, dai. Quindi le linee orizzontali che abbiamo visto nell'altra prospettiva, in questo caso acquistano un punto di fuga personale, e di conseguenza abbiamo due punti di fuga, quindi ora poi entriamo un attimo nello specifico di questa retta rossa che abbiamo visto anche negli altri due disegni. Abbiamo due punti di fuga che gestiscono i due andamenti di profondità, una profondità che si sviluppa verso sinistra, una profondità che si sviluppa verso destra. L'altra tipologia di rette resta sempre verticali. Questo per dire che, visto che viviamo in un mondo tridimensionale, a tre dimensioni, le tipologie di rette in una prospettiva, almeno quella canonica, sono sempre solo tre. Okay? Quindi ogni tipologia di retta è relativa a una delle tre dimensioni. Okay? Posso aggiungere qui nel centro un altro punto di fuga per ritrovare la mia brava prospettiva di primo tipo, no? Così, tanto per... Allora, in questo caso, allora, si parte dal presupposto che, per quanto questa sia una prospettiva con due punti di fuga, io in una prospettiva di punti di fuga ne posso aggiungere da tre a infiniti. Oh, questo è bello. Proprio perché, se voi provate a pensare, questo è un esempio classico che faccio in classe, se voi provate a pensare a San Gimignano, inteso come città, come paese di epoca rinascimentale, medievale, quindi che ha sicuramente una storia, a quei tempi, non essendoci piani regolatori, ognuno costruiva le proprie abitazioni un po' dove gli pareva, ok? Quindi è evidente che in una città, in un paese che ha origini particolarmente antiche, non esistono strade rettilinee, bisogna andare proprio nell'impero romano e
i romani, Cardo e Decumani e tutto il resto, però paesi che hanno avuto una nascita, uno sviluppo in epoca medievale, sicuramente non hanno strade rettilinee, quindi gli edifici sono costruiti tutti ruotati l'uno rispetto all'altro. Mi ha portato a San Gimignano proprio per farci un'idea della situazione. Infatti le torri sono tutte un po'... Ti esatto. Guardo un po' così, un po' così, un po' così. Esatto. Quindi già subito un'impressione un pochino più naturale rispetto alle classiche prospettive che vengono disegnate dai neofiti. Anche quindi se io volessi fare esattamente del male, per ogni edificio da rappresentare dovrei crearmi i punti di fuga che rappresentano quel singolo edificio. Ok? Mm-hmm. Quindi proprio per questo motivo, anche nella prospettiva grafica, i punti di fuga possono essere infiniti. Mm. Okay? Quindi se volessi inserire un elemento che è ruotato rispetto a tutto il resto, è determinato da... Si può fare, ecco. È una cosa che non mi hanno mai detto, mi hanno insegnato bene all'epoca, per carità, io ho avuto, come molti anche dei nostri ospiti, Dante Nannoni a farci... prospettiva descrittiva, intuitiva, proiettiva e altre cose che finiscono in IVA, sicuramente. IVA. Effettivamente era spettacolare, però tante cose poi magari ce le siamo perse per la strada. Io oltre il secondo punto di fuga non ho mai usato, credo, però No, però appunto non esistono limiti ai punti di fuga, nel senso quelle che sto riassumendo sono proprio quelle che poi alla fine, come dire, già una prospettiva con due punti di fuga, solo due punti di fuga possono essere assolutamente sufficienti per fare delle cose estremamente belle, estremamente dinamiche, estremamente potenti. Quindi non importa andare molto oltre. Ciò non toglie che in una prospettiva ne inserisca quanti ne voglia, appunto, di punti di fuga. Rimangono sempre sulla linea dell'orizzonte, se l'oggetto è perpendicolare, diciamo è dritto come gli altri fondamentalmente. Esattamente, infatti la linea rossa che stiamo vedendo in questi schemi è esattamente la linea dell'orizzonte, quindi si parte anche dal presupposto che al momento che io so che cos'è questa linea, i punti di fuga stanno tutti sempre, quindi se i punti di fuga sono infiniti, gli infiniti punti di fuga stanno sempre, assolutamente sempre, su questa linea perfettamente orizzontale, ok? Quindi poi ti farò anch'io delle domande più avanti, adesso non ti interrompo. Siamo in piena M-theory, no? 11, 11 dimensioni e infiniti punti e infiniti universi. Siamo in una situazione... Sì. Vai, attacca con Jimi Hendrix, qualcosa di psichedelico subito. Il multiverso. Vai pure avanti. Intanto io cerco di decrittare alcune domande per dire che così ogni tanto ci piovono. Abbiamo Facebook user, ce l'abbiamo spesso. Nella prospettiva a più di due punti di fuga, come si crea un solido perfetto? Cioè in prospettiva perfetta, qui abbiamo persone che ci tengono. C'è da vedere che cosa si intende per solido perfetto, perché l'unico solido perfetto è la sfera, che per l'appunto è anche l'unico solido che non è niente, cioè è l'unico solido che è talmente semplice da disegnare, perché risulta sempre semplicemente un cerchio in qualsiasi punto dello spazio si metta. Se poi come solido perfetto si intende tipo un cubo, che sia esattamente un cubo, o lo fai a occhio, però deve avere l'occhio veramente preparato, o altrimenti esistono delle regole per riuscire a fare una cosa che sia estremamente esatta a livello di costruzione, ok? C'è da vedere cosa si intende però per solido perfetto, e c'è anche da vedere qual è la prospettiva perfetta, perché a mio avviso tutte sono perfette, quindi vediamo... Come si fa a non volergli bene le prospettive? Sono tutte perfette. Siamo noi che siamo imperfetti nel seguirle, ecco, diciamo. Un parallelepipedo o cubo S, è esempio, immagino, che voglia essere dire allora, questo. Il parallelepipedo, a meno che non ci sia la necessità che la base sia esattamente quadrata, il parallelepipedo si costruisce in mezzo secondo. Un cubo, in quanto tale, quindi sei facce tutte perfettamente quadrate, esistono delle regole. Ora, io non volevo esattamente entrare in questo... questo genere ci piace metterti delle... Vabbè, facciamo così, ci terremo qualche minuto da parte per le domande, quelle più hot.
scrivetelo pure. Quei nel 40 caso, minuti, nel caso se è ancora vivo Francesco per la fine della live, gliele faremo. Se lo lasciamo vivo. Vabbè. Allora. Tutti disperati. Allora, se questa è la prospettiva con due punti di fuga, a livello canonico abbiamo l'ultima prospettiva, che è quella a tre punti di fuga. Ok, ora sì, che questo tipo di divertirci. Questo tipo di prospettiva, la nostra percezione l'abbiamo in due situazioni. Una è quando noi siamo in un punto più alto rispetto a quello che guardiamo, quindi abbassiamo lo sguardo e guardiamo verso il basso. E la percezione prospettica che abbiamo è che... La percezione prospettica che abbiamo è che esistono sempre due punti di fuga sulla linea dell'orizzonte, anche se questa è fuori dal nostro campo visivo, e già qui si potrebbe entrare in un ginepraio, non se ne esce più. Al di là di questo, esistono sempre due punti di fuga sulla linea dell'orizzonte e un terzo punto di fuga, che in questo caso si trova sottoterra. Sottoterra. Scavato, che a sua volta gestisce le verticali che nelle altre due prospettive sono sempre rimaste perfettamente parallele nel senso più stretto del termine, le verticali, ok? Va bene? Quindi questo è il primo esempio di prospettiva a tre punti di fuga, necessita l'altro esempio, che è questo. Giusto, eccolo qua. Cioè, in questo caso noi siamo in un punto, qui in questo caso siamo distesi per terra, o forse siamo anche sottoterra, siamo in un punto più basso rispetto a quello che osserviamo che sta al di sopra di noi, e di nuovo abbiamo questa percezione che le rette verticali danno l'idea appunto di sfilare via in un punto che in questo caso si trova in alto nel cielo. Quindi appunto se vogliamo parlare di... Se vogliamo dare una definizione a questi due punti di fuga, allora questo è lo zenith, ok? Giusto. Lo vediamo più tardi, e questo è il nadir, ok? Va bene? Queste due definizioni, poi vediamo chi le ha clonate, insomma. Chi le ha create, scusate. Quindi appunto, allora, queste sono le tre prospettive, ok? Sono bellissimo. Tre prospettive canoniche. E l'orizzonte in questo caso non è percepibile, l'orizzonte è nascosto. Esatto, e questo diventa un po' il filo conduttore di quello che verrà detto dopo, proprio perché allora, che cos'è la linea dell'orizzonte? La linea dell'orizzonte è una linea perfettamente orizzontale che noi umili esseri umani, tutta la popolazione mondiale, è una linea che ha sempre esattamente davanti agli occhi, ok? Quindi anche in questo momento... che lo sappiate o meno, davanti ai vostri occhi, se voi tenete lo sguardo bello fisso davanti a voi, lì avete questa linea, cioè perfettamente orizzontale. Nella realtà, diciamo, la linea dell'orizzonte naturale su questo pianeta è la linea che separa il mare dal cielo. Okay? Quindi la possiamo vedere in maniera perfetta al momento che appunto siamo alla mistica, il mare dal cielo, la terra possiamo scansarla se c'è in mezzo. No, vabbè. Se siamo comunque, nel deserto e la situazione è particolarmente piana, ovviamente sì, è possibile comunque vederla. Certo. Val di Chiara, sto qui. No, scusate la digressione localistica. Comunque, sì, comunque ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Quindi allora, questa linea, che in realtà è un piano, è un enorme piano che non ha fine, che però noi, proprio perché siccome questo piano è perfettamente parallelo al terreno, lo percepiamo esclusivamente come linea. Questa linea appunto stabilisce principalmente ciò che noi vediamo dal basso verso l'alto, quindi questa serie di scatoline azzurre che ho disegnato definiscono esattamente questo. Ciò che sta al di sopra della linea dell'orizzonte noi lo vediamo dal basso verso l'alto, automaticamente ciò che sta sotto lo vediamo dall'alto verso il basso. Ok? Quindi questo è uno della grande importanza che è appunto questa linea, proprio perché da sola stabilisce intanto questo. La linea dell'orizzonte stabilisce anche i punti di vista di qualsiasi disegno, proprio perché a seconda dove la disegno nello spazio stabilisce che scena andrò a guardare, se dall'alto verso il basso, se è frontale, oppure se è dal basso
dall'alto verso il basso, basso verso l'alto. Ma poi getta anche una nuova luce sul come disporre i libri nella libreria, cioè quelli che voi volete guardare dal basso verso l'alto, più importanti. L'importante è che si abbia un unico libro di colore verde. Ah, beh, ce la possiamo fare. Che deve essere messo sulla linea dell'orizzonte, perché sennò non funziona. Che fa un po' da spartiacque, esattamente. Quindi, la linea dell'orizzonte, appunto, diciamo, a grandi linee è questa. Quindi, come dire, come io mi muovo nello spazio, automaticamente la linea dell'orizzonte segue il mio sguardo e sistematicamente abbiamo una visione più dall'alto, la stanza lassù in alto a destra, più frontale, più, come dire, più umana, e se mi abbasso, se mi metto a sedere per terra, di sicuro la linea dell'orizzonte segue il mio sguardo e quindi abbiamo un tipo di punto di vista che appunto è più dal basso verso l'alto. Okay? E la stanza diventa anche più grande, infatti quando si cresce ci sembra tutto più piccolo, no? Dopo, quando ci torniamo. Perché... Esattamente. Quindi, appunto, allora, questo è un po'... Io spero di essere stato chiaro, appunto, su quello che ho detto. Okay? Quindi, diciamo, la prospettiva si basa principalmente sulla conoscenza sia di che cos'è la linea dell'orizzonte e che cosa può, a che cosa può essere utile, ok? Sia, chiaramente, su questi punti di fuga, che definiscono sempre la profondità di un disegno. Ok? Questo è il riassuntone generale relativo quantomeno alle tre prospettive canoniche. Perfetto. Ok? Mi sembra cioè, incontestabile. Comunque, se qualcuno di voi non crede alla terra sferica e quindi di conseguenza non crede neanche alle regole della prospettiva, ce lo faccia sapere. Nel caso sottoponiamo. Abbiamo Lorenzo Bovo che diceva che controlla... l'orizzonte piatta, ecco. Da aiuta anzi terapeutisti nella loro, visuale. Partecipazione sì. Vedo sì. Oggi abbiamo sì. Anche sì. La particolarità in questo caso proprio per i terapiattisti è che se noi stiamo sulla spiaggia e guardiamo la linea dell'orizzonte, cioè la linea che separa il mare dalla terra, noi vediamo una porzione di mare ridotta. Se saliamo un decimo piano e guardiamo sempre la linea dell'orizzonte, la porzione di mare che vediamo è maggiore. Di conseguenza, per forza la Terra gira. Dovrebbe essere abbastanza naturale questo, come dire, come concetto. Aiuta anche tu un terapiattista e portalo in cima a un punto elevato. Ecco, questa è la morale. Poi non diciamo nient'altro. Che poi ci sta che i terapiattisti ripudino anche la prospettiva sferica. Ma è lì che volevo arrivare, se magari adesso ti stai creando una situazione di contestazione, no? Gli haters che non hanno... sono già pronti lì con i forconi. Il Petra, capito, da buon guelfo, insomma, si ritrova un po'... Esattamente. Assediato dal terapiattista ghibellino. Prego, prego, vai avanti. Allora, in questo caso prendiamo la linea dell'orizzonte e di conseguenza poi parliamo di distorsione, quindi in questo momento noi diventiamo dei puristi della prospettiva, ok? In questo momento noi non ammettiamo nessun tipo di errore, nessun tipo di distorsione. Pertanto l'esempio più pratico è se un osservatore che è in piedi sul tetto di un palazzo alto 5 piani ne ha davanti uno di palazzi che è alto 10 piani, quant'è indifferente, ok? Come detto, alla linea dell'orizzonte che sta davanti ai suoi occhi, ok? Al momento che l'osservatore guarda verso il basso, guarda verso l'ingresso del palazzo che ha di fronte, come detto, la percezione che noi abbiamo è che il palazzo abbia questo andamento prospettico relativo a un punto di fuga che sta sottoterra, ok? Da purista della prospettiva, in relazione a quello che noi realmente vediamo, quindi è fondamentale che si capisca questo. Io sto parlando di cosa noi esseri umani vediamo nella realtà. Sì. Noi abbiamo questa percezione delle rette che si chiudono verso il basso solo al momento che abbassiamo lo sguardo. Quindi la linea dell'orizzonte resta fuori dal nostro campo visivo, ok? D'accordo? Sì. Questo ci sarebbe da testarlo, se abitate a un quinto piano avete istantaneamente questa
e guardate giù verso la strada. Tutti quelli che in questo momento si trovano sopra il quarto piano, per favore. Ce n'è quasi uno. Se volete, porto il portatile fuori e vediamo sotto cosa si vede. Secondo esempio, se noi esseri umani, l'osservatore, rialziamo lo sguardo e guardiamo dritti davanti a noi, quindi ritiriamo nel nostro campo visivo di nuovo la linea dell'orizzonte, la percezione che abbiamo delle rette verticali è che queste tornano perfettamente parallele tra loro. Ok? Anche questo è realismo sperimentabile, né più né meno. Se noi alziamo lo sguardo, di nuovo abbiamo questa percezione delle linee che vanno a chiudersi verso l'alto, però di nuovo tagliamo fuori dal nostro campo visivo la linea dell'orizzonte. Ok? Quindi noi abbiamo questa percezione prospettica delle rette che si chiudono verso l'alto o verso il basso, a seconda se guardiamo in alto o se guardiamo in basso, appunto. Abbiamo questa percezione al momento che però tagliamo fuori dal nostro campo visivo la linea dell'orizzonte. Questo è un dato di fatto e del tutto naturale, ok? Sono stato chiaro sono sufficientemente sì, chiaro? Sì, sì, io credo che ho dei commenti al solito che penso che confermino assolutamente, anche se non so bene come interpretarli, sì, ho la banca avanti, ma insomma penso che sia una conferma di quello che dici. Abbiamo anche Facebook User, che è anche un'entità cosmica, la regola da applicare è semplicemente alzare la testa, girare la testa, bascularla, sinceramente, penso sia tutto lì. Abbiamo molti altri commenti, ma insomma li passo dopo piano piano. No, arriviamo un attimo alla distorsione e poi casomai ci fermiamo un attimo. Sì, poi sì, arriviamo proprio alla distorsione come errore. Va bene? Quindi allora, questa è una prospettiva con tre punti di fuga. Peraltro qui ce ne sono due di distorsioni, va bene? Allora, la prima distorsione evidente è che l'edificio sulla destra sta oltre il punto di fuga di destra, quindi già questo crea qualcosa che noi esseri umani non possiamo vedere. Okay? Non possiamo vedere? Non possiamo vederlo. Okay? Ma, neanche se mi impegno, perché non possiamo vederlo, scusa? Cioè... Perché? Qui, se vuoi, facciamo anche un altro incontro sul nostro campo visivo, cosa vediamo e cosa non vediamo. È tutta una questione di... è derivata da quanto campo visivo abbiamo e quanta distanza, la famosa focale delle macchine fotografiche, sì, che riguarda il nostro occhio. Mm. Quindi anche qui si entra in un ambiente che, se si vuole esplorare, ce ne abbiamo da parlare per quanto ne vogliamo. Okay? Allora, qui abbiamo una prima distorsione che è definita volutamente, dall'edificio di destra che sta oltre il punto di fuga di destra, e questo è già una prima cosa che non dovrebbe mai succedere all'interno di una prospettiva disegnata. L'altra distorsione particolarmente marcata, sempre noi ora in questo momento puristi della prospettiva, è che, come si vede, abbiamo un terzo punto di fuga che si trova giù in basso e stiamo disegnando, e sono state disegnate, sono state costruite appunto degli edifici che oltrepassano la linea dell'orizzonte. Quindi se io voglio fare qualcosa che sia reale, in prospettiva questo non posso farlo. Poi ovviamente, se vogliamo parlare di qualcosa che sia dinamico, che abbia un determinato tipo di valore, come si può vedere prevalentemente nei fumetti, questo è assolutamente ammesso, quindi non sbagliamoci, sto parlando della realtà, quindi se io voglio fare un disegno realistico non posso fare questo. Quindi perché... punti di fuga e orizzonte, no? Quando... no, ho detto... allora. Le linee verticali che derivano da un punto di fuga che si trova sotto, in questo caso oltrepassano la linea dell'orizzonte. Ok? Quindi, come ho detto prima, in una situazione realistica non succede, perché noi la linea dell'orizzonte nella realtà non la vediamo se abbassiamo lo sguardo o se lo alziamo. Ok? Quindi una situazione di questo genere, noi esseri umani, è impossibile. Non la vediamo. Okay. Fondamentalmente nella parte centrale dell'immagine dovremmo avere delle linee dritte.
nella parte alta le linee dovrebbero restringersi verso l'alto. E E ora ci quindi. arrivo appunto, Federico, Esatto. guarda, è proprio, fa parte proprio di questa spiegazione che stai Perfetto, dando. sì, scusa. Al momento che io ho la linea dell'orizzonte davanti agli occhi, come detto, noi abbiamo una percezione di verticali che è perfettamente parallela tra loro, ok? Quindi qui c'è qualcosa che non funziona a livello di realismo, ok? Quindi una cosa che io potrei pensare da persona furba quale sono, allora, elimino la parte superiore Hai capito. al disegno e posso pensare che se c'è un punto di fuga che sta sotto, allora può darsi ce ne sia anche uno che sta sopra di punti di fuga, ok? E siccome sono un genio del male, creo questo tipo di prospettiva qui. E questa prospettiva fa sinceramente schifo, Io non ok? volevo dirlo, no, ma concettualmente è attraente, magari il risultato bisogna un po' lavorarci, però. Quindi in questo caso allora abbiamo una prima distorsione che è questa. Questo è proprio, di nuovo, proprio a livello realistico, è proprio un errore puro, proprio puro. Non si esce da qui. Questo, oltre ad essere un errore, fa anche schifo, proprio perché nell'ambito della linea dell'orizzonte le linee si spezzano e creano degli angoli e questo è ulteriormente impossibile per noi esseri umani vederlo. Ma se faccio rapido, vado veloce, no, non funziona No, neanche in qui. questo momento no. Quindi allora, proprio ripartendo da qui, che poi appunto, come c'è scritto nel foglio successivo, meglio fermarsi un attimo Meglio anche fermarsi un attimo, è vero, va bene. qui. Prendo dei caffè, non so Ok. No, 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 nel cosa senso, dobbiamo. a livello di prospettiva, meglio fermarsi un attimo. A questo punto si entra nel concetto delle linee curve, ok? Perché si arriva alle linee curve. Quindi, fin tanto io continuo, no, scusate, fin tanto io continuo a utilizzare una prospettiva che è determinata solo da linee rette, possa avere questo tipo di errore, ok? Di distorsione. Quindi la distorsione è esattamente come errore. A questo punto entra in gioco un signore che si chiama Moritz Cornelius Escher, che sembra, da quanto si sa, che sia stato un po' lui ad avere l'intuito giusto per creare, stabilire questo tipo di prospettiva. Per chi non conosce, o comunque per chi non associa questo signore qua, Escher, appunto, a qualcosa che può aver fatto, qualcosa che può aver fatto, per esempio, un classicone, è questo. Quindi, al momento che si fa vedere questa immagine, Che comunque istantaneamente. non è stato il primo, mi ricordo sicuramente più di un'opera fiamminga dove c'era riflesso su uno specchio bombato, appunto, lo stesso pittore o situazioni insomma simili, ora non ricordo. Assolutamente sì. Per quanto mi riguarda, Escher lo tengo assolutamente per buonissimo al momento che si parla appunto di prospettiva volutamente distorta. Ok? Quindi allora, Escher, che peraltro è arrivato a questa intuizione per ragionando, non nemmeno per calcolo, perché poi alla fine si è messo lì nella sua Olanda totalmente, come dire. Lui era un paesaggista, ha vissuto diversi anni in Italia, è dovuto tornare in Olanda dove appunto la situazione a livello di paesaggio, fatti due mulini a vento, insomma. No? Sì, però Non c'era altro da disegnare. quando era in Italia ha avuto modo di andare alle Cinque Terre o situazioni un Esattamente, attimino più. esattamente. Poi se l'è girata tutta l'Italia, quindi insomma, si era fatto un'idea un po' precisa di panorama, qual è il vero panorama. Tra l'altro mi ricorda Candia che io e lei, insieme ai nostri rispettivi prole, abbiamo visto proprio l'originale di quello che hai fatto vedere tu prima, la mano con sopra la sfera, una mostra bellissima a Pisa, Palazzo Blu, qualche anno fa. Esatto, Ciao Candia. sì. Quindi allora, l'intuito di Escher da dove arriva? Arriva da una situazione come questa, quindi cioè, direi anche un disegno ben fatto, minuzioso nei particolari, o perlomeno quello che ci Fantastico. interessa sono esclusivamente appunto i pali della luce. Quindi allora, l'intuito di Escher arriva da questo ragionamento qua. Allora, se io mi stendo per terra e guardo dritto sopra me,
e vedo appunto i fili del telegrafo, della luce, quello che sono. Escher ha detto questo, cioè ha fatto proprio, si è messo sotto il padre della luce. È la spiegazione di un disegno che ha fatto, sì, che vediamo dopo, insomma, praticamente. Sì. In generale la spiegazione che ha dato sul perché è arrivata a utilizzare linee curve invece che linee rette. Bellissima questa cosa. Quindi allora, noi siamo sotto a questi due pali della luce, osserviamo dritti sopra noi, di conseguenza i fili della luce li vediamo perfettamente paralleli, ok? Né più né meno. Se noi muoviamo lo sguardo e ruotiamo la testa, che sia verso il palo che sta a destra o verso quello che sta a sinistra, indifferente, certo, è lì che cominciamo ad avere una percezione che smette di essere esattamente parallela e la situazione acquista un andamento più prospettico, ok? Se giriamo ulteriormente la testa, vediamo accentuarsi questo andamento delle linee, ok? Assolutamente. Quindi in pratica Escher arriva a questa conclusione: se noi muovendo la testa abbiamo di volta in volta un frame di quello che vediamo, in pratica è evidente che, guardando il primo schema qua in alto, è evidente che appunto la situazione è spezzata, esattamente come la prospettiva che abbiamo visto prima, ok? Però appunto Escher arriva a questa conclusione: se le linee sono così spezzate, non posso rappresentarle, se io sfrutto sempre ed esattamente gli stessi punti di fuga delle linee spezzate e da lì faccio passare due linee curve, allora ritrovo esattamente la stessa situazione a livello prospettico, sì, esattamente sì, la stessa situazione, solo che quello che avviene è che qua abbiamo una continuità prospettica, ok? Quindi in pratica, oltre a mettere insieme una prospettiva che funzioni proprio a livello di continuità, Escher in pratica trova anche la possibilità di osservare, di poter rappresentare uno spazio non più stando semplicemente fermi con lo sguardo e con la testa, ma praticamente muovendola da destra verso sinistra. È la curva, praticamente, l'uovo di Colombo, perché in realtà noi non abbiamo la percezione della curva in un momento preciso, è soltanto mettendo insieme i momenti. Per fare un ulteriore esempio su quello che ha pensato Escher alla fine è arrivato prima di quello che i nostri telefoni cellulari riescono a fare, cioè le foto panoramiche. Eccoci, eccola qua. Okay? Perfetto. D'accordo? Quindi questa che è via dell'Ariento, vicino alla strada che Mercato Centrale Firenze, pieno lockdown perché di solito in questo, cioè, ci sono le bancarelle, ok? Qui abbiamo una foto dove, partendo, una foto panoramica, ok? Dove appunto partendo da sinistra, un punto di fuga, dando il telefono verso destra, ok? Abbiamo questo tipo di risultato a livello fotografico e quindi potremmo dire che all'altezza del mio sguardo c'è sempre la linea dell'orizzonte. E ringraziamo il coronavirus per averci dato questa fantastica opportunità. Sì, sì. Abbiamo sempre la linea dell'orizzonte che è sempre perfettamente orizzontale, ok? Così. E qua, destra e sinistra, io ho segnato i due punti di fuga della foto, ok? E in pratica, praticamente dai due punti di fuga, se io traccio delle linee curve e le riappoggio a quello che vedo nella foto, in pratica viene fuori quello che Escher aveva intuito, diciamo intorno al 1940, una cosa del genere, ok? Quindi abbiamo l'andamento curvo che genera continuità sulle linee che vanno a fuga, in questo caso una continuità prospettica esattamente come Escher l'aveva prevista a livello grafico, l'esempio appunto ho provato a farvi prima. Ma quello che mi viene spontaneo è dire, bene, capito più o meno il meccanismo, ma come faccio a disegnare quelle curve, quelle linee curve, come faccio a curvare la linea in maniera così precisa?
Ora ci arriviamo, perché appunto uno degli intenti è anche provare a spiegarvi come crearsi una griglia prospettica sferica, appunto. Okay? Ci abbiamo anche un'altra domanda proprio sul punto. Sì, ma in una panoramica, guardando dall'alto una città con i palazzi tutti allineati e paralleli tra loro, come costruisco la prospettiva? Io sono già lì adesso che sto annegando tra i palazzi, sinceramente. Non so se tu hai capito bene. Se i palazzi sono tutti paralleli tra loro, quindi si potrebbe pensare alla parte centrale di Manhattan, dove le strade sono tutte perfettamente perpendicolari tra loro, le streets e le avenue, ok? In quel caso lì c'è da vedere che tipo di prospettiva si vuole utilizzare, perché la prospettiva centrale, per esempio, potrebbe essere già più che sufficiente per rappresentare quella porzione di città. Ok? Perché di per sé, se i palazzi sono tutti paralleli e perpendicolari tra loro, allora potrei avere davvero necessità di un solo punto di fuga. Mi metto in mezzo alla strada. Come, scusami? Mi metto in mezzo alla strada, dico c'è un punto di fuga unico. Siccome era stato accennato, se volessi fare una panoramica, quindi sono dall'alto, allora a quel punto, oltre a utilizzare l'unico punto di fuga che gestisce la profondità, linee orizzontali che definiscono l'altro andamento delle linee, posso pensare che in basso ci sia un punto di fuga che gestisce le verticali. Vabbè, ci arriviamo, vai un pezzettino, okay. Pezzettino, un gradino alla volta. Vai tranquillo. Proseguo? Sì, tanto troverò sempre un modo per interromperti. Perfetto. L'hai già notato, però tu prosegui, non ti preoccupare. Allora, esce appunto con questo discorso delle linee curve, produce diversa robina, ok? Tra i disegni più famosi, questo è uno, diciamo, anche di quelli più clamorosi. Sì, meraviglioso, perché... meraviglioso davvero. Ok, allora, di questo disegno, di questa litografia, perché poi appunto non è che disegnava su carta, No. È incideva come non ci fosse un aveva domani. dei grandi problemi sicuramente. Esatto. Allora, questo disegno senza quanti ne abbiamo noi di problemi soprattutto a disegnare una cosa del genere. Ingrandisci un attimo, magari ce la fai scorrere per farci allora, un attimo solo e poi ingrandisco, due secondi soli. Allora, questo disegno, questa litografia, si può partire da queste tre linee. Le due linee rosse sono i due orizzonti, dell'orizzonte di entrambe le viste. Questa linea blu è quella che alla fine all'interno sta il punto di fuga che genera le verticali. Questo disegno è possibile osservarlo, guardarlo, sì, esattamente così, e quindi abbiamo un tipo di vista che lo rende, come dire, ok, ci sono le linee curve, però alla fine lo rende, come dire, tra virgolette, normale, ok? Mm-hmm. Se arriviamo fino alla linea blu, abbiamo lo stesso soggetto visto da un altro punto di vista, dall'alto, e di nuovo, se non ci fossero esattamente queste linee curve, alla fine sarebbe un disegno, tra virgolette, normale, ok? La particolarità del disegno è data da un quadrato che si trova esattamente al centro di tutto il disegno, e questo quadrato contiene il punto di fuga che gestisce le verticali ed è il punto di fuga che contemporaneamente stabilisce lo zenith per quanto guardiamo nella parte bassa della litografia e anche il nadir per quanto guardiamo nella parte alta della stessa litografia. Quindi, partendo da questo punto, da lì escono le linee curve che gestiscono le verticali sia nella parte bassa sia nella parte alta della litografia. Applauso. Ok? D'accordo? Quindi, qui ci sarebbe da aggiungere che Escher, come dire, non si accontentava, non è che faceva disegnini così tanto per fare. A quel punto ho capito qual è il meccanismo e mi ci diverto. Okay. Poteva fare un fumetto, poteva fare delle graphic novel, ma ho preferito un'altra. Però si vede che in Olanda quel periodo non era esattamente quello che poteva andare per la maggiore. Tra le altre cose, questo disegno, oltre ad avere queste linee curve, tutte le altre linee sono linee che derivano da
due punti di fuga che si trovano sulla linea dell'orizzonte alta e due punti di fuga che si trovano nella linea dell'orizzonte bassa. Tutte queste linee sono perfettamente linee rette. Quindi alla fine non importa che in una prospettiva sferica tutte le linee siano per forza tutte curve, okay? La prospettiva continua comunque a funzionare anche in presenza di linee perfettamente rette, ok? Sì, sì, sì. D'accordo? Perfetto. Ulteriore esempio di quello che ha fatto Escher è questo, è questa litografia qui. Altra litografia, questa è del 1951, che è Casa di Scale, dove qui Escher non è che raddoppia la posta, ma praticamente la quadruplica. Okay? Quindi questa litografia parte da questa serie di linee rosse che vedete, dove abbiamo l'unica retta verticale, è l'unica retta verticale reale, possibile, intravedere all'interno del disegno. È l'unica cosa dritta di tutto questo disegno, esatto, praticamente. L'unica sicurezza rettilinea. Tutte le altre linee orizzontali che vediamo sono tutte le linee dell'orizzonte presenti in questa litografia, ok? Quindi in pratica, per ogni intersezione della linea dell'orizzonte con la linea verticale, si creano i punti di fuga che stabiliscono le rette, le linee verticali, ok? Quindi, spingendo questo, sì, sicuramente. Però, come dicevo, per ogni intersezione della linea dell'orizzonte con la retta delle linee rosse con la verticale rossa, coincidono con altri punti di fuga. Quindi, ovviamente, la griglia si complica. Ok? In più, dove Escher non arriva con le linee curve, utilizza linee rette. Ma semplicemente. Sì. Ok? Quindi le linee nere che ho inserito sono linee perfettamente rette. Ah, okay? Ci sono allora. Ci sono, okay. Assolutamente ci sono. In più, la terza tipologia di rette di questa litografia sono linee orizzontali. Che sono queste, spengo un attimo ciò che c'è qui sotto. Quindi appunto la particolarità di queste linee orizzontali è che, se io spengo anche un attimo questo, dovrebbe essere abbastanza evidente che più vicine sono alla linea dell'orizzonte queste rette orizzontali, più sono distanti tra loro, più si allontanano dalla linea dell'orizzonte, più si avvicinano. Quindi è come se tenessero, continuassero a tenere l'esatta curvatura delle linee che stanno dietro, di queste linee curve che vediamo. Torna il concetto? Sì, sarebbero la stessa distanza che... Ed è quello che gli permette di dare la giusta profondità via via che si allontana. Ecco, esatto. Sono queste linee orizzontali. Come detto, per ogni punto di fuga passano delle linee curve, quindi per ogni tipologia di linea curva ci sono altre linee orizzontali. Se no sarebbe stato troppo facile, assolutamente. Quindi appunto dicevo che esce il raddoppia, quadruplica la posta. Quindi quella che vedete è praticamente la base, la griglia prospettica che Escher ha sfruttato per creare Casa di Scale. Quindi praticamente via via che disegnava, penso si sia risolto la vita disegnando prima, successivamente a quanto può aver fatto prima a livello di calcolo. Ok? D'accordo? Quindi questa è, in generale, la griglia prospettica che Escher ha utilizzato per definire questa litografia. Ok? Sì. Quindi, se vogliamo aggiungerlo, e questa è una cosa che io ho scoperto, me ne sono accorto ieri, tra le altre cose, questa sorta di camminatore che abbiamo qui in basso, sì, e anche quello che esce dalla porta qua, si ripetono qua in cima. Uno, perfettamente. Sì, sì, questo sì, vuol dire che proprio in virtù di questo tipo di griglia che lui ha utilizzato, noi potremmo creare una striscia che non ha fine, utilizzando di volta in volta esattamente questo disegno moltiplicato, mettendolo sopra il secondo, mettendo sopra il primo e via via. Quindi alla fine è un tipo di griglia che non ha fine.
Torna? Sì, assolutamente, io le faccio tutte. E comunque la parte inferiore dell'immagine è praticamente uguale alla parte superiore, cambia soltanto dei dettagli. Ecco. Sì, c'è andato esatto. Con il lucido per fare prima, così dice, non sto a rifare tutte e due volte. No, volevo sottolineare che Escher queste griglie ovviamente se le fate tutte con il compasso, quindi non è che sì, volevo appunto capire cioè, allora prima di cominciare questo disegno ho capito come farlo, ma prima mi faccio una bella griglia sotto. Bene, che compassi aveva Escher? Cosa è successo in Olanda? Allora, in aspetta, ci sono delle relatività che è un altro dei disegni delle incisioni più famose di Escher, sembra che i punti di fuga fossero distanti, sono tre punti di fuga nel disegno, sembra i punti di fuga, almeno nella griglia che si è fatta inizialmente, erano distanti 2 metri l'uno dall'altro, quindi praticamente era un triangolo equilatero con il lato di 2 metri. Bello studio, bello largo. Insomma, un tavolone per poter, quantomeno il tavolo era particolarmente grande per disegnare. Sì. Avrà con un pezzo di nastro avrà attaccato al compassino una prolunga, una cosa del genere. Ok, quindi appunto allora di nuovo, se proprio ci fosse la necessità, al momento che noi accendiamo solamente questa parte qua e questa parte qua, la ruotiamo sì. Per l'ennesima volta, come premesso prima nella foto panoramica, abbiamo praticamente lo stesso identico impianto, ok? Okay. Quindi in pratica Escher ha visto prima delle macchine, di qualsiasi macchina fotografica più moderna, questa possibilità di rappresentazione dello spazio. Quindi appunto anche qui abbiamo linee che escono dai punti di fuga e sono tutte curve, le altre linee sono tutte verticali, esattamente come avviene nelle foto panoramiche. Ok? Stesso discorso per quanto riguarda. Fantastico. Ok? D'accordo? Quindi, siamo tutti già scioccati, non siamo quasi senza parole. Dici. Quindi appunto Escher prosegue nella sua produzione a livello allora prosegue nella sua produzione appunto di disegni distorti, e appunto il concetto diventa questo: io distorgo tutto proprio perché la distorsione non diventa più un errore, ma diventa qualcosa che crea qualcosa di nuovo. Uh-huh. E la persona al momento che guarderanno quello che ho fatto rimarranno a bocca aperta, ok? Quindi, su questo ci ha acchiappato perfettamente, sì. Quindi questo è il balcone dove da una griglia perfettamente quadrata crea questo andamento sferico della parte centrale della litografia. Qui abbiamo i cigni per il quale ha utilizzato questa griglia prospettica che si era fatta in precedenza. Okay. E nel 1956 crea questa, ora questa è meglio, cioè, capite sì. che non è tanto quanto tempo ci ha messo a fare il disegno, ma quanto tempo ha messo a fare la griglia prima, esattamente, cioè. Infatti è quello il punto, quindi questo disegno qua, la galleria di stampe, è un tipo di immagine che oltre ad avere una continuità prospettica ha una continuità il quadro stesso, perché praticamente noi abbiamo il visitatore della galleria che osserva questo quadro dove inizialmente c'è la nave, il quadro poi si sviluppa e diventa un paese, e il paese l'edificio in primo piano sì. È il tetto della galleria d'arte dove si trova il personaggio che guarda il quadro che diventa il paese via via, ok? Quindi oltre a una continuità prospettica ha una continuità infinita l'opera. Sì. Fantastico. Cioè, messa così sembra anche così, come dire, facile, no? Una volta messa la griglia giusta, dopo ci fate un po' quello che vi pare. Ma come si fa a gestire una distorsione del genere? Dici... Allora, io considerando che
fortunatamente oggi siamo appoggiati, ci possiamo appoggiare prevalentemente a software di qualsiasi genere. Se volete vi do un'indicazione su come crearsi almeno una griglia sferica. Beh, perché no? Okay, no. Se non volete, no, cioè ditecelo. Se preferite parlare, non so, di come si disegnano i balloon, non so. Allora, cioè. Io ho creato, o perlomeno vi do indicazioni su come fare attraverso proprio Photoshop, va bene? Quindi niente di più, diciamo, immediato per quanto riguarda creare questo tipo di griglia. Quindi quello che io ho fatto, si dovrebbe vedere, è una griglia perfettamente, come dire, simmetrica a livello di costruzione di linee perfettamente orizzontali e perfettamente verticali, ok? Quindi ho fatto tutta una serie di quadratini che sono uguali tra loro, né più né meno, quindi un foglio da quaderno, né più né meno, ok? Questa griglia, ovviamente... Allora, questa griglia ovviamente è possibile, visto che i filtri di Photoshop lo consentono, è possibile distorgerla per l'appunto, ok? Proprio usare il filtro distorsione. Quindi, il filtro Escher, dovrebbe esserci un filtro. Se noi selezioniamo, che poi è fondamentale anche questo discorso di quanto selezionate la griglia, perché di volta in volta potreste avere delle griglie diverse, quindi di per sé potrebbe essere un altro particolare che non ha fine, potreste creare infinite griglie prospettiche sferiche senza limiti. Quindi intanto, primo esempio, seleziono la griglia, vado sul filtro distorsione e per l'appunto abbiamo effetto sfera, ok? Vi si apre la finestra dell'effetto sfera e per l'appunto di default dovreste già avere il disegno di come risulta la sfera. Fatto sta che attraverso il cursore potete stabilire quanto sferizzare la griglia. Okay. Oltre ad avere una griglia, una sferizzazione convessa, con il cursore potete creare, e lo vediamo dopo, un tipo di griglia che invece è concava, ok? Ma sì. Quindi allora, facciamo il 100% della sferizzazione, ok, pam, e ci abbiamo da una griglia regolare, di linee perfettamente rette, orizzontali e verticali, abbiamo una griglia prospettica sferica, pura. Esattamente, né più né meno. Quindi okay. Io adesso posso andarci sopra e tirare linee, disegnare cose, macchine. Ora ci arrivo, esattamente, perché già questo è più che sufficiente per creare qualche una, due, tre, venti, mille illustrazioni con questo andamento sferico. La particolarità, di nuovo, della tecnologia è data dal fatto che su questa griglia sferica io ci potrei anche rimbombare a livello di filtro. Okay. Ci puoi rimbombare, bellissimo. Proprio mi piace, è molto, sì, molto tecnico, molto un po' geometrico, però... Quindi se gli do di nuovo effetto sfera, ok. C'è una doppia... Hai amplificato... Anche qua, ok? Quindi, ora intanto rimaniamo su questa. Che è più che non avevo mai rimbombato con questo filtro, devo dire, ma adesso penso che... Sì, sono le cose che mi sto appuntando. La prossima cosa che faccio, esco e mi metto disteso sotto i pali della luce. Basta che non ci siano anche i binari del treno, controlla giusto prima. Anche con i binari dovrebbe funzionare, ma ho paura. Hai un altro controllare. Ti butti dal quinto piano e li vedi, qui sono dritti, poi sopra sono... Mi appendo, così oscillo. Giusto, ora senza stare a rimbombare ancora sullo sferizzare la griglia, visto che ne avevo già preparate un paio, questa è la sfera che abbiamo visto ora. Se invece la selezione viene fatta più esterna, quindi tipo seleziono tutto il quadro, CTRL A, ok? Sì, anche la cornice bianca. Si modifica perché appunto si allarga. Quindi a seconda dove voi quanta griglia selezionate, standoci più vicini o più lontani,
avete un effetto, un risultato, quantomeno, un risultato sferico diverso dal precedente. Quindi meno distorto, cioè più o meno distorto a seconda... Va bene, quindi, come dicevo, è lì che avete una situazione che può diventare infinita nel creare le griglie prospettiche sferiche. Okay? Perfetto, perfetto. D'accordo? Quindi allora, ritornando alla grigliettina che avevamo prima, ci aggiungiamo un livellino. Ora io vi dico che assolutamente a livello proprio di disegno su computer in digitale, ci vuole una barcoda, ci vuole una tavoletta. No, certo, assolutamente per colorare, assolutamente, però appunto io coloro principalmente, non disegno, perché principalmente appunto disegno in tradizionale. Quindi allora vabbè, non ti preoccupare, insomma, vai tranquillo. Giusto per farvi capire. Allora, le linee curve che avete a giro per la griglia vi guidano ovviamente per quanto riguarda, se si parla di prospettiva centrale, per quelle che sono le linee orizzontali e verticali. Ok? Quindi sono queste linee che vi daranno l'effetto proprio di sferizzazione di grandangolare, ok? Quindi in pratica tutte le linee della griglia mi servono proprio per appoggiarmi a queste. Quindi anche Escher aveva i suoi punti chiave di appoggio, dice. Sì, esatto. Aveva assolutamente i suoi punti di appoggio, perché altrimenti non sarebbe possibile fare quello che ha fatto. Okay, quindi aveva proprio una struttura di base, una griglia di base su quale appoggiarsi. Quindi se io utilizzo le linee curve come guida, ovviamente posso anche utilizzare gli spazi tra le linee che ho, proprio facendo un po' la media con la linea che ho accanto, ok? In questo tipo di griglia, se abbiamo presenti due delle tipologie dirette, quindi diciamo linee curve orizzontali e linee curve verticali, anche questo ci sarebbe da discutere, l'altra tipologia diretta è relativa a un unico punto di fuga, ecco, ed è dove l'unica linea perfettamente orizzontale e l'unica linea perfettamente verticali si incontrano. Quindi il punto di fuga di questo disegno è esattamente qua. Al momento che io utilizzo le linee curve per tutte queste superfici, per le superfici frontali, al momento che utilizzo il punto di fuga, eccolo qua, l'unico punto di fuga per dare la profondità, t'aspettavo, per dare la profondità al disegno, a questo punto, eccoci, di nuovo riappoggiandosi alle linee curve. Anche in quel caso, anche se vado in profondità, la linea del disegno è sempre quella che mi sembra in superficie. Cioè, ora sì, mi rendo conto che ho una visione un po' distorta anch'io. Mi sembra di sentire Escher che sta ridendo in questo momento sotto il marmo. Sì. Ora, di nuovo, con buona pace del fatto che, come ho detto, a livello proprio grafico di disegno non ho praticamente manualità sulla tavoletta, però appunto al momento che si nasconde, che si... Sì. La griglia, di sicuro se io cominciassi a disegnare X, N solidi a giro per questa griglia, automaticamente avrei questo effetto. Come dovunque si trovano le figure che disegni in profondità, comunque si riappoggiano sempre sulle linee curve della griglia, dovunque si siano. Bello, sembra quasi facile messa così, devo dire. Più che avere un qualcosa su cui appoggiarsi. Davvero. Poi c'è una... io utilizzo... non utilizzo Photoshop perché non ce la faccio psicologicamente.
ci sono queste problematiche. Poi faremo una puntata a parte proprio per il supporto, aiuto supporto a quelli che non sanno usare Photoshop. E, perché con Clip Studio c'è un blocco di prospettiva e c'è un utente che è un pazzo furioso, perché se no non si deve essere una reincarnazione di Escher, se no non si spiega, che ha fatto questa cosa qui, e adesso io la condivido in chat così la può chat. Aprire Atos. Ah, ok, aspetta, ci vado nella private chat, voilà, nella... sì, aspettate, faccio tutto una situazione in cui aspetto che si carichi, poi mi condivido, eccomi, ecco, e non abbiate paura del giapponese, dagli soltanto un attimo, anzi se no guarda faccio io lo share che mi si è già caricato, aspetta, sì, se vuoi, ce l'hai, ok, sì sì ce l'ho già, bene, mandami, finestra... scusate, okay, siamo questa. In un attimo di incrocio delle linee, ecco. Sì, vai così. Ok, eccola qui. Allora, cioè... praticamente questo tizio ha fatto queste tre griglie, mm-hmm, e queste tre griglie, le linee non sono solamente qua, ok? Sì, sì. Questa cosa porzione che voi vedete viola, sì, è un insieme infinito di linee polimettiche. Certo. Okay. Un insieme infinito, cioè sono tantissime linee. Ogni cosa viola una linea. Vediamo se vi riesco a far vedere giù come si fa. Ma questo è normale. Cioè... Pazzo. No, questo è, come dire, lo capisco perfettamente, perché più linee hai, più hai una precisione estrema su quello che vai a disegnare. Sì, fondamentalmente il tratto viene bloccato, mm-hmm, quando stai disegnando direttamente sulla linea, quindi non lo fai neanche a mano. Sì, su Clip Studio Paint è proprio calamitato, quindi non puoi, sì, disegnare liberamente, okay, sei costretto. Esatto. C'era una cosa che adesso non riesco più a farvi vedere, ma perché ho dei problemi. Ecco, no, no. Ecco, tra l'altro, ecco, la cosa carina è questa, che lui fa la trasformazione della griglia, se no era troppo facile per fare il piano distorto su cui qualcuno sta correndo, quindi ha infinite possibilità automaticamente. Sì. Bellissimo, sì, sì, sì. Questa cosa dobbiamo segnalarla comunque, ecco, a Gianluca Folì, così state vedendo cosa succede, perché Gianluca Folì ha speso molta parte della sua vita a cercare di mettere i personaggi in una prospettiva con un punto di fuga che era nella casa del vicino. No, ce l'ha spiegato proprio live quando è venuto da noi, e comunque ha ottenuto effettivamente dei risultati tali per cui ci siamo detti qui dobbiamo chiedere assolutamente a Petrachi qualche cosa in più, insomma. Fantastico, sì, sì, sì. Bene. Riprendiamo il Francesco. Pazia positiva, perché io sono contenta, ce l'ho, sono scaricata, quindi. E allora, però come dire, se in questo momento vi ho dato questa indicazione appunto sulla griglia prospettica, e appunto, come avevo detto nel caso, sì, ora poi alla fine uno si incarta, però appunto contro la, se io faccio la, poi lo potete provare a fare da casa da solo, ovviamente. Ecco, però giustamente tu adesso ci hai detto, se volete farvi una griglia prospettica così, sì, uso mano, prendete Photoshop, prendete quel filtro, ma se io mi volessi fare veramente via dell'Ariento, però con una bella griglia sotto preparata prima, come dovrei agire? C'è un modo anche manuale prima che digitale per impostare una griglia del genere? Allora, questo è cosa può succedere se la griglia viene, il filtro viene utilizzato, come dire, spostando il cursore, sì, dalla parte, sì, sì, quindi sì, diventa, sì, concava. Ok. Allora, cosa succede?
cosa succede se... perché Escher allora, sicuramente, sicuramente insomma, è un genio, ma penso che su Photoshop non fosse molto preparato, quindi doveva sicuramente aver usato un qualche altro sistema. Allora, senti, di sicuro è qualcosa che si può fare anche in maniera più intuitiva. È chiaro e deve essere chiaro che al momento che io mi muovo senza software, senza compasso e tutto il resto, si con calma, no, senza anche niente, appunto, senza livelli, quindi senza niente, cioè, ok, 100%, cambiamo colore, controlla un attimo i valori del pennello, sì, vedo troppo piccoli purtroppo per aiutarti, no? Vabbè, proviamo a disegnare qui. Meglio, ah, è una gomma. Era troppo facile, appunto, disegnare con un pennello. Allora, come dicevo, si deve partire dal presupposto che se io volessi disegnare proprio sto per strada e voglio fare via dell'Ariento o qualsiasi altra via, così come l'abbiamo vista prima, si deve partire dal presupposto che ci sarà sempre una linea perfettamente orizzontale, che è la linea dell'orizzonte, e se partiamo da punti di fuga 2, almeno 2 sulla linea dell'orizzonte, automaticamente da questi 2 punti di fuga partono delle linee che curvano e curvano. Ecco, appunto, tu intuitivamente stai gestendo delle curve che hanno delle, diciamo, dei raggi sempre più ampi, però ci sarà una regola un pochino più che segui, no? Cioè non è soprattutto intuitivo in questo caso. Cioè, se si parla veramente di prospettiva intuitiva o di prospettiva sferica intuitiva, si potrebbe stabilire dove io sono nello spazio a guardare quello che sto guardando, e quindi ci sarà sicuramente una linea perfettamente verticale, e questa linea verticale coincide con l'ampiezza massima di qualsiasi curva che io vado a disegnare. Questo potrebbe essere un altro, però se lo fai a mano libera, come dire, si te la giochi male, insomma, quindi diventa già qualcosa che ti gestisci al momento che c'hai degli attrezzi, che siano compassi, righe o altro, che ti consentono di fare questo ragionamento. Ma quelle linee non sono porzioni di cerchio, sono curve più complesse. Vero? No, sono porzioni di cerchio, perché di sicuro Escher, al momento che si fece le sue griglie, una delle tanti metodi a cui si è appoggiato è che per 3 punti passa un solo cerchio. Sì, mi sembra giusto. Bello, mi piace. 3 punti passa. Prego. Allora, no, poi si conclude, perché effettivamente può diventare anche pesante. Giusto, no, per complicarsi la vita, allora un attimo solo, quello che vi ho mostrato prima con Photoshop è un tipo di griglia sferica, in realtà potrebbero essercene altre. Tipo, eccola, questa illustrazione di tantissimi anni fa di David Macaulay, che appunto è un architetto illustratore inglese naturalizzato statunitense, dovrebbe essere abbastanza sufficientemente evidente che anche le linee che escono dal punto di fuga centrale non sono più rette, sono a loro volta curve. Okay? Ok? Quindi qui si entra in un secondo tipo di griglia sferica. È giusto, per farsi del male, vi faccio vedere qual è la partenza. Quindi, appunto, allora, questa è una griglia sferica a 360 gradi, nel senso, qualsiasi linea presente in questa griglia, al di là della linea rosa, che è perfettamente verticale, della linea nera,
che è perfettamente orizzontale, le linee che escono dal punto di fuga centrale sono a loro volta tutte linee curve. Quindi questo è un ulteriore tipo di griglia, e a questo punto, come dire, si completa il concetto di griglia sferica, dove anche le linee che escono dal punto di fuga centrale a loro volta creano linee curve. Okay. La griglia che hai utilizzato per quell'illustrazione dei cubi di Rubik. Esatto, ora ci arrivo, infatti. Quindi questa qui, tra le altre cose, per me è anche particolarmente noioso, perlomeno il fatto che ci sia un punto di fuga perfettamente centrale, secondo me, già declassa l'illustrazione. Sì. Okay? Questo tipo di griglia qui si modifica perché il punto di fuga è decentrato. Ok? Quindi appunto la linea rosa rispetto a prima è più spostata verso destra, okay? Ok? E al momento che appunto si accendono anche le linee che escono dal punto di fuga, dovrebbe iniziare ad essere abbastanza evidente che il punto di fuga è spostato verso destra. Ancora meglio, ma sì, ancora meglio, è un tipo di griglia dove il punto di fuga, oltre a essere spostato sulla destra, è anche proprio decentrato ed è abbassato. Okay? Quindi in questa griglia il punto di fuga centrale che genera tutte le altre linee curve è decentrato proprio in tutti i sensi. Okay? Quindi per chiudere l'argomento, al momento che io ho fatto... questa è Pienza, no? È la piazza... La piazza di Pienza. La piazza, esatto, di Pienza, infatti quando sei lì hai questa sensazione di avvolgimento. Ma, però appunto la piazza di Pienza ha una conformazione, per farla a livello di definizione degli edifici e come sono posizionati, per farla sembrare più grande. Infatti, è vero. Perché gli edifici sono posizionati in una maniera che vanno in controtendenza a livello prospettico, e la piazza sembra, è minuscola, però sembra più grande. Sì. Quindi al momento che io ho fatto questo tipo di disegno, ho utilizzato la griglia decentrata. Quella ultima che ci hai fatto vedere. Esatto. Okay. Quindi appunto qui abbiamo... le linee orizzontali, o comunque le linee curve orizzontali, qui abbiamo le linee curve verticali, e qua abbiamo, che spettacolo, il punto di fuga, si spenge anche il resto, se no si diventa scemi, abbiamo il punto di fuga generale che dà la profondità al disegno, quindi osservando da vicino dovrebbe essere sufficientemente evidente che le linee che io ho tracciato a livello che sia tradizionale, che sia indifferente, si appoggiano assolutamente alle linee che avevo sotto alla griglia. Ma ci sarebbero tre punti di fuga qui sull'orizzonte, sbaglio? No, quello centrale. Forse ce n'è solamente uno. Sono a destra, a sinistra, alto e basso che ce ne sono. Ah, vedi. Ti volevo chiedere, per il punto di fuga della profondità, sì, quindi quello lì che va in giù, allora in quelle delle altezze noi partiamo da questa sfera, tagliamo di solitamente a metà e quindi appunto troviamo le curvature che vanno intorno al cerchio, però in questo caso la figura tonda di riferimento c'è? Dove è posizionata? No, in questo caso qui ho modificato la griglia, quella perfettamente centrata che abbiamo visto prima. Beh, fantastico. Ho preso il punto di fuga, una volta l'ho spostato verso destra, una volta l'ho anche abbassato. Quindi il senso più perfettamente sferico si perde, ma a mio avviso si acquista un discorso molto più, anche più dinamico a livello illustrativo. Ok? Quindi i cubi di Rubik, questo è fatto non con un punto di fuga perfettamente centrato, ma in questo caso, come dire, ho ruotato la griglia, mi ritrovo il punto di fuga spostato, in questo caso verso sinistra, e il che dà più dinamismo per forza al disegno.
Che poi perché... ci hai anche proiettato le ombre, poi. Quello è un altro discorso, è un altro particolare che chiaramente a livello prospettico, di tridimensionalità, di profondità, conoscere un po' le regole delle luci e delle ombre chiude tutto il pacchetto. Mi sento molto... molto chiuso, ora metto subito Pink Floyd, uno dei primi album, per... altrimenti non reggo. Incredibile. Quindi giusto per, e poi chiudiamo qua perché appunto a questo punto penso anche che vi siate gonfiate a sufficienza. No, poi... adesso lo ridiciamo tutto da capo per Benino con il compasso in mano, assolutamente. Questo appunto è il disegno in bianco e nero e di nuovo abbiamo le rette, linee curve orizzontali, le linee curve verticali e qua puntualmente abbiamo il punto di fuga che gestisce le linee curve che danno la profondità verso l'infinito e oltre. Fantastico, tutto questo nasce durante la spiegazione. Vabbè, il compenso molti... lo vedrò poi in streaming. Sì, vai tranquillo. Penso che molti sono caduti in questo momento. Tutto questo praticamente viene da come è disegnato quella griglia di partenza che hai voluto appunto un po' decentrare perché sennò sarebbe stato troppo banale, troppo noiosa. Ma quindi tu potevi comunque però costruire altre griglie. Sempre magari distorte con gli orizzonti, che ne so, inclinato, no? Non lo so. Cioè, ora facendo una cosa brutale, di nuovo, lì la possibilità di creare griglie prospettiche diventa infinita, perché se io parto da questa e la trasformo, mi basta semplicemente schiacciarla un po', e casomai la ruoto? Ma sì. Sono infinite delle griglie prospettiche. Dagli quel filtro sfera di prima, vediamo che succede. Sei una... becca tutto insieme, ce la fa? No, lavora a livello per livello. A volersi fare del male potrebbe davvero essere l'idea di utilizzare, volendo ulteriormente il filtro. Si prova, tanto siamo qua. Sì, magari diamo delle idee anche agli eredi di Eschker che in questo momento stanno guardando. Vediamo un po' distorsione positiva. Eccoci. Pensavo peggio. Esatto, però potrebbe essere a sua volta, perché visto che si mantiene l'orizzontalità nel punto esatto, la linea orizzontale passa sempre per il punto di fuga, esattamente, potrebbe essere a sua volta... un'altra griglia da utilizzare. Quindi le griglie sferiche di per sé sono infinite, appunto. Possono essere. Ognuno di voi può crearne una che è differente automaticamente. Beh, è fantastica questa cosa. Potremmo divertirci effettivamente a costruire la nostra griglia sferica di base su cui annegare. Io per dirti, in questo momento sto vedendo una specie grosso corridoio in un palazzo di ghiaccio con il riflesso del palazzo di ghiaccio di sotto, in questa porta in fondo. E qualche pattinatrice. Ognuno poi ci vede. Poi uno deve anche disegnarlo però. Ma questo ci abbiamo Federica, no, non c'è problema. Tu facci la griglia e poi diamo tutto in mano a Federica. Così facciamo qualche danno, dai. No, fa una scena di battaglia con i drappi, insomma, una cosa. Chiamiamo Ausonia, facciamo fare a lui. Lui non c'ha bisogno di queste ragazzate. No, peraltro, visto qua, per l'appunto, per regolarmi un po' di quale poteva essere appunto il tono di questa live, per l'appunto ieri ho proprio guardato la live che avete fatto con Francesco e... bellissima. Ci siamo andati leggeri, Bellissima, abbiamo posto delle basi per quanto riguarda la disciplina, famoso pennello l'etica foglia. L'etica del
del disegno. Anche lui appunto l'ha messa molto semplice tutta la situazione. Ma sì, prendi proprio questo pennello e vai, e stai zitto e non rompere. Cioè. Esatto. Più o meno, ecco, adesso un po' riassunto anch'io. Però appunto anche lì il fatto che Francesco provenga principalmente da una pittura a olio fatta in tradizionale è garantito che quello gli implementa tantissimo la sua capacità a livello digitale. Quindi è lo discorso che si faceva all'inizio: conoscere le regole prospettiche, sapere dov'è che la prospettiva può portarmi, mi può aiutare, cosa posso realizzare. E se lo so in maniera proprio tradizionale o quantomeno concettuale, al momento che arrivo a utilizzare qualsiasi software digitale, che sia, come mi dicevi prima Federica, si chiama il software? Si chiama Clip Studio Paint. Esatto, che sia quello, sì, che sia un software di grafica 3D, di sicuro l'approccio che hai è ben diverso da essere proiettato direttamente lì dentro e fare i primi test senza avere un concetto che possa iniziare. Ecco, io rimetterei un attimo e vi farei vedere un attimo il post di cui vi parlavo prima, che contiene delle pregevoli opere di Omao, che usa appunto delle sue griglie sferiche, immagino. E la particolarità di Omao, che io appunto avevo preso tre esempi proprio. Facci vedere i tuoi esempi. Vai in condivisione. Abbia fatto questo granché, ho scaricato la foto, però appunto la particolarità di Omao è esattamente questa, che diciamo non è una novità, però lo ha fatto, e cioè ruota la linea dell'orizzonte. Quindi la linea dell'orizzonte non è più perfettamente orizzontale, è ruotata appunto, e quindi istantaneamente il disegno, che di per sé è già stradinamico, aumenta ancora di più questo dinamismo. Quindi anche ho preso questo di nuovo, ecco, l'illustrazione, per quanto sia semplicemente in prospettiva centrale, funziona perfettamente perché ha ruotato quella che può essere l'orizzonte, che poi l'orizzonte è in questo punto qua in alto. Okay? E di nuovo in questa immagine qua, dove la linea dell'orizzonte è all'incirca a questa altezza, di nuovo ha ruotato tutto. Quindi implementa ancora di più questo senso di assoluto spettacolo. Sì. Esattamente. È bellissimo, sì. Faccio vedere in carrellata. Che ho notato appunto in queste vignette, in queste illustrazioni, in questi disegni. Sì, esattamente. Con tutte le didascalie in giapponese, tra l'altro, che adesso ci legge un attimo Federica per capire guarda meglio. Proprio. Dalla mia nostra vita imparo anche il giapponese, ma per adesso no. Sì, chiaramente. Questo sì, non comunque sono devo dire tanto che nel, fondamentalmente, adesso anche negli altri generi di fumetto, ma il manga è fortemente influenzato dal cinema e quindi è stato uno dei primi a buttare dentro fisheye, griglie prospettiche proprio a manetta e anche i corpi che vengono distorti. Quindi proprio quasi all'ordine del giorno. Ci sono disegnatori sì che tendono anche a questo. Sono molto interessanti poi, perché sono distorsioni che non riesci a percepire subito, proprio perché non si applicano su corpi rigidi con delle dimensioni a facce, no? Come può essere appunto un'architettura o un poliedro, ma comunque subiscono chiaramente le stesse distorsioni. Sono molto, tutto questo lo rende molto interessante. Anche qui la linea sono sempre curve, sono sempre girate, angolate. L'orizzonte è, come dicono quelli bravi, è tiltato. È tiltato. Se vede, c'è un background di fotografia sotto, bellissimo. Vediamo qualcun'altra.
Sì, che poi alla fine, torno indietro, è una visione abbastanza naturale, nel senso che se io scatto una foto... In questo caso, questo esempio e quello precedente è una prospettiva, come dire, rettilinea, quindi questo lo vediamo anche in infiniti fumetti occidentali, ok? È proprio il fatto di ruotare l'orizzonte in una prospettiva sferica, è quella un po' la... Sì, quello fa la differenza. Ora non so, ecco sì, ho fatto tutto il giro. Questa fa un po' la differenza, nel senso che è sicuramente una cosa meno vista, e adesso Francesco ci ha spiegato come farla, quindi non avete più scuse, praticamente potete... assolutamente dedicarvi. Io approfitto, tra l'altro, visto che sono in questa pagina, a farvi capire, farvi sapere che esiste anche tutto quello che ha detto, lo ha anche scritto, messo per benino anche più in chiaro, dico sì, su vari manuali, no, uno, due, manuale di prospettiva intuitiva, e qui bisogna intuire, ragazzi, alla svelta, e potete acquistarli, però ci dicevi Francesco direttamente... Direttamente alla scuola, perché appunto, il libro non è provvisto di codice ISBN, quindi non può essere venduto online, almeno al momento. Al momento, va bene, confidiamo. La scuola in questione è la Design, che salutiamo, che chiaramente ospita molti dei talenti, tra l'altro, che abbiamo intervistato in questi... Abbiamo anche, per dire, Silvano Mezzatesta è un altro che salutiamo, esatto. È un altro dei nostri ospiti. Oggi compratevi il libro di Francesco, la prossima settimana quello di Silvano. Così, insomma, sia chiaro però, perché in questo manuale non viene fatto riferimento in nessun modo alle prospettive distorte. Diccelo a questo punto, a essere pronto anche per l'upgrade, perché effettivamente con quello che abbiamo detto oggi pomeriggio, che ho fatto sui punti di vista, effettivamente materiale per fare qualcosa di ancora più rotondo ci sarebbe. Così prendo anche l'altro libro, li prendo tutti e due. Che il primo ce l'ho già e devo solo recuperare il secondo, quindi. Benissimo, benissimo. Ragazzi, non so se avete... Io ho visto che c'è stata una grossa partecipazione, per dire, ci sono queste piccole hint, no? Come costruire un braccio umano piegato in prospettiva rispettando le proporzioni, cioè tenendo conto che le avambraccia del semisole del braccio. Se vuole riformulo. Ecco, forse non so se c'è il caso. No, era collegato sempre alla domanda di come capire quanto scorcio dare... a un oggetto. Ora, in profondità, fondamentalmente. Io sto riprendendo... Aspetta, stavo leggendo un altro post. Sì, anch'io ne sto leggendo. Dici pure, Francesco, quello che stavi leggendo. Lo metto in primo piano. Le griglie sferiche, quelle sferiche distorte, si applicano perché... È come se il campo visivo fosse di 360 gradi e la vista supera l'orizzonte quando si applicano. Allora, le griglie sferiche in pratica, sì, ora non si arriva a 360 gradi, però di sicuro si arriva a 180 con le griglie sferiche, stop. Il fatto di quando si applicano, come dire, è un momento particolare, perché se si disegna prospettiva per... più o meno tutta la vita, c'è un certo punto che ti rompi veramente le palle e quindi hai bisogno di altro. E di conseguenza è lì che si comincia. Non c'è un momento per utilizzarle. Non c'è nemmeno il momento per dire ora faccio il ganzo invece rispetto a quello che ho fatto ieri. Però, come dire, sembra quasi che sia... Non è nemmeno esattamente un bisogno. Però di sicuro c'è un momento in cui dici adesso faccio questo. Qui abbiamo anche dei gridi, proprio delle grida. Vogliamo una prospettiva all'interno di una sfera? Questa era prima che entrassimo nella parte finale della sfera. Diciamo, stavamo a terra. Della sfera avete visto quantomeno. Le F e i cubi di Rubik. Quindi ora prima di possiamo farvi dire... vedere come... Possiamo dire che dal punto di vista comunicativo la griglia sferica è molto intensa emotivamente. Quindi, per esempio, in un film, scusate il cane che piange, in un film o in un fumetto... Non deve piangere. Sì, e c'ho fame.
Ah, fame! Ma ha fame di prospettiva, Di prospettiva. Metaforica. Possiamo pensare all'uso di questo tipo di griglie per momenti molto forti dal punto di vista emotivo. Esatto, cioè, se sto facendo una passeggiata nel parco, non è che andrò a usare la griglia. Sto facendo un trip mentre sto facendo una passeggiata nel parco, allora probabilmente sì. Infatti, diciamo, allora, la domanda di prima, quando si applicano, è più facile rispondere a quando non si applicano, nel senso, se la persona che ha fatto questa domanda è, per esempio, un fumettista, mai, assolutamente mai pensare di fare un fumetto solo con le griglie sferiche, perché il lettore a un certo punto vomita. Si vede anche una scatola di analgesici. Quindi, c'è un disclaimer sopra la copertina del fumetto. Attenzione, tutto sferico. Sì, anche una scatolina di Malox o di Moment insieme al fumetto, così potrebbe essere un'idea. Io ti volevo chiedere una piccola domandina, poi ti lasciamo da. Quando si ha una prospettiva a due punti, l'abbiamo visto all'inizio, e ci sono gli oggetti girati, quindi non hanno lo stesso asse, ma sono girati, a seconda di come sono messi nello spazio, c'è sempre un rapporto da seguire con i punti di fuga? No. Oppure no? No, nel senso... La cosa mi ha sempre... No, semplicemente no, perché chiaramente c'è da vedere rispetto alla prospettiva generale, dove si utilizzano i due punti di fuga principali, diciamo, c'è da vedere di quanti gradi questo elemento è ruotato rispetto agli altri. Quindi non può esserci un rapporto con i due punti di fuga principali. Perfetto. Quindi in questo caso il consiglio è, se state creando la prospettiva, prima di arrivare a definire i punti di fuga per i nuovi oggetti ruotati, fate lo schizzo proprio a occhio, senza seguire nessuna regola, stabilite come, quanto volete ruotare questo oggetto e a quel punto prolungate le rette che danno la profondità cercando di ricollocarle sulla linea dell'orizzonte. Ok, perfetto. Punti di fuga sono tutti sulla linea dell'orizzonte, è garantito che avrete una prospettiva che è perfettamente integrata, anche se ci sono più punti di fuga e se ci sono elementi ruotati tra loro. Fantastico, io in questo momento sono già in un punto di fuga. Cerchi ancora andare. Il coraggio di fare delle domande estremamente tecniche. Era quello del braccio. Esatto. Ok, ora lo leggo. Okay. Facciamo qualche schizzo almeno, no? Qualcosa per capire. Ci vuole una regola, ecco, ci vuole si va a occhio. Si dice intuitivo. No, il fatto è che davvero. Allora, non lo so, Francesco. Non so risponderti, perché quello che bisogna ulteriormente arrivare a capire è che se esistono le regole e inizialmente devono essere rispettate in maniera ferrea, è perché si deve capire che cosa si sta facendo. Esiste un momento in cui le regole dovete veramente prendere, le strappate, e però in base a quello che avete fatto in precedenza, le regole le reinterpretate, le riutilizzate secondo il vostro volere. Se io devo rimanere attaccata alle regole, poi alla fine, come dire, è un po' come il giovane che resta a casa con i genitori, resto sempre lì. Non ho il momento in cui cominciamo a farmi una vita resto attaccata alle regole. Questo è fondamentale. Quindi, per questo braccio, disegnalo 10 volte, disegnalo con quello che te pensi possa essere la direzione migliore. Di sicuro, in queste 10 volte, ce n'è una che sicuramente va bene. Però fallo attenendoti alle regole, però contemporaneamente cerca di metterci del tuo, quello che sai a livello anche di pancia, non esclusivamente di testa. Bello questi consigli, no? Guarda, quasi non me li aspettavo, nel senso che mi aspettavo, dici, no, devi stare attento alla linea, alla proiezione. No, fai un po' come ti fa. Quando sono a scuola, veramente, il più possibile cerco di tenere i ragazzi incanalati, però contemporaneamente ti faccio presente che questo stare lì nel recinto incanalati è perché devono capire che cosa succede con le regole.
Poi, finita la scuola, l'anno successivo, il giorno dopo che ci siamo salutati, quelle regole loro devono reinterpretare. Francesco! Fanno proprio, come dire... hanno imparato e vanno per il mondo a quel punto per prospettive loro, insomma. Io lo spero per loro, insomma. Bello, comunque guarda, ci hai portato una ventata veramente un po' distorta, ma insomma no, io spero principalmente che non sia stato pesante tutto questo. No, assolutamente. Cioè, voglio dire, penso proprio di no. Insomma, anche il più informale dei fumettisti che ci stava ascoltando, penso che abbia gradito, avrà messo nuove basi, nuove prospettive appunto ai suoi disegni oggi. Insomma, ci ha fatto veramente piacere. Ricordate, se volete approfondire le cose, dovete solo iscrivervi alla Design di Firenze. Nel caso. Nel caso, insomma, il corso aperto fino a 200-250 utenti, non c'è problema. E niente, a questo punto cominciamo un po' a lasciare libero Francesco, che ci ha fatto veramente una bellissima lezione. Servizio l'ho detto. Pubblico. Sì, stiamo cercando di... Dici. Di sperimentare. Sì, no, scherzo. Siccome al momento è venuta fuori che ci sarebbe stato questo incontro, è stato detto, ti faremo delle domande sui libri da acquistare. Facili vedere. Questo, come detto, semplicemente. Vabbè, questo è il primo che dovete acquistare. Ce lo puoi sfogliare, ragazzi, scusa Francesco. Ce lo puoi sfogliare perché ci manca sempre questo aspetto. Perché il principalmente proprio in base a un'esperienza di manuali che possa aver acquistato mia vita, il libro è pieno di esempi grafici, ok? Quindi non è solamente tutta roba scritta e via, quindi ogni passaggio è più o meno riassunto a livello proprio di concetto grafico, quindi dovrebbe essere anche quello che aiuta chi gli dà un'occhiata, chi se lo legge. In più, allora, se proprio oltre a questo manuale, perché il primo dovete acquistare, oltre a questo manuale dovete acquistarne altri, ne esistono di tre livelli. Questo. Oh, Joseph D'Amelio. Joseph D'Amelio è realmente anni settantissimo come grafica, perché negli anni 70 è stato fatto. Anche questo è stracolmo di esempi. Bellissimo, uno di esempi ed è eccezionale. Questo, se veramente volete andare, è solamente in inglese. Se volete andare all'estero a comprarlo, questo è, diciamo, il primo. Questo è il secondo di David Chelsea, che dovreste già trovare più in fumettoso. La particolarità di questo è che è a fumetti, la prospettiva è spiegata a fumetti. Bene, di passaggi un pochino più rognosi, però insomma di sicuro è anche divertente. L'altro, questo è d'altissimo livello, è ovviamente Scott Robertson. Questo è di livello come disegnare proprio, cioè non livello quasi non dico livello Escher, ma ci stiamo avvicinando. No, questo è veramente di livello alto, altissimo, quindi essere l'ultimo che acquistate. E puoi ripetere il nome dell'autore, per favore? Scott Robertson. Ci fai vedere cosa c'è dentro? Allora, Scott Robertson è un designer, ora per l'appunto vedi sono degli allievi, è un designer e per chi di voi ha, per esempio, da bambino giocato con le Hot Wheels, chi ha giocato con le Hot Wheels, le macchinine, da disegnate lui. Robertson ha avuto un passaggio anche a livello di designer di auto. Dai, stupendo. Fantastico. Ok, quindi prevalentemente ci sono, ecco appunto, sì, effettivamente ci sono veicoli, però ci sono tutta una serie di bombe, prospetti che veramente sia utili, sia funzionali, sia veramente di altissimo livello. In ultimo, di nuovo, David Chelsea, ci avete questo. Qui siamo... a livello estremo, prospettive distorte. Eccolo. La parte rognosa è data dal fatto che riassume tutto partendo sempre dagli strumenti. La particolarità però è che c'è un CD
che è stracolmo di griglie prospettiche. Quindi... dobbiamo procurarci un lettore CD, dovrebbe essercene ancora qualcuno. Sì, voglio dire, io dovrei avere anche un videoregistratore da qualche parte, pensate. Però in musicassetta, so se... no, quelli no, purtroppo di quello, no. Di quello di Chelsea, lì c'è una parte sulle scale a chiocciola che io gli volevo sparare. No, veramente non la scala schiocciola distorta con l'orizzonte inclinato. Come sì, sì, guarda, in un'altra vita, in un altro orizzonte. Per divertirsi. Ma assolutamente, assolutamente. Bellissima, bellissima. Tutto bello. Io, niente, a questo punto penso possiamo solo salutare, abbracciare e mettere nella giusta prospettiva tutto quello che abbiamo visto. Io adesso vado subito a riguardarmi i libri di Eshket, che voglio scoprire dove stanno i punti di fuga, per dire, è una cosa che faccio. E salutiamo... quindi Francesco Petracchi, detto il Petra. La prossima settimana avremo Roberto Ricci, che è arrivato in ritardo, lo vedo qua, ma parleremo con lui di fumetto d'autore, d'autore italiano che va in Francia per fare il fumetto d'autore francese, poi ritorna in Italia, insomma sarà una cosa molto molto on the road, molto molto bello, molto interessante. Signori, è stato bellissimo, io saluto tutti, voi salutate ciao. Noi, immagino. Vi ringrazio, resta qui. Niente, vi ringrazio principalmente per la pazienza e niente, se ci sarà modo ci vediamo prossimamente. Ringraziate anche voi per l'esperienza. Molto volentieri. Resta qui un attimo Francesco, ci salutiamo in privato. Ragazzi, ciao a tutti, alla prossima, al prossimo venerdì. Ciao, sì. Grazie, grazie della vostra attenzione.